Alleluia! Buonasera, buonasera a tutti e grazie della vostra partecipazione a questa marcia, chiamiamola così, della pace, perché deve essere un qualcosa veramente di sensibile che noi diamo tutti gli anni qui in Val di Susa. L'ultima edizione è stata fatta in Sant'Ambrogio, quest'anno la marcia coordinata dalla comunità montana parte da Chiusa di San Michele e termina a Vaie, un giro per ricordare i partigiani caduti, fucilati qui di Chiusa di San Michele, non solo questi ma quelli che sono intitolati alle vie. Non ti ridere, ho mandato una mia mail perché sei già di mamma. Mia mamma e mi vogliono tutti bene, tutti, nonna Costantina, tutti mi vogliono bene. Attenzione, nonna Costantina, adesso sei diventata nonna Titti. Titti? Perché i miei figli hanno modernizzato. Com'era nonna Tina? E poi nonna Titti. Non riusciva a dirlo, allora Titti. E qua la strada è proprio un po' bucherosa. Hai visto nonna che ho fatto lo stagione? Te l'hai fatto? Sì. Bella. Tanti culo un po' più avanti. Poveri pellegrini come me, che siamo qua a dire la verità, che senza grandissime soddisfazioni, critiche, senza enormi ambizioni, soprattutto con zero tornaconto, continuiamo a lavorare per quella che è la nostra idea di comunità. Proprio perché so che nei piccoli centri i cittadini non sono dei numeri, ma continuano ad avere un nome politico. E anche a volte rompono magari il cuore, ma quello non importa, perché lo fanno con il loro nome, con il loro cognome e con la loro famiglia. Io chiedo, però ho paura che ci stiano togliendo l'aria. E quindi chiedo a voi di esserci vicini, perché se ci state vicini, magari un po' meno di aria ci faremo rubare. Veramente, c'è un po' di avvilimento. L'ho detto prima, quando ho cominciato a fare l'amministratore, sono quasi 20 anni fa, avevo l'idea di poter fare un po' il sognatore. Adesso invece mi trovo che ogni tanto, con sincerità, siamo felici perché dall'anagrafe mi comunica che abbiamo arrivato 2 lotti. Okay. Allora vuol dire che con quello riusciamo a pagare qualche spesa. Ma se questo vuol dire il sogno dell'amministratore, almeno nel mio caso, non è andato a finire esattamente come volevo. Tengo duro
perché ho tanti colleghi simpatici, bravi, che la pensano come me. Tengo duro perché ci sono tanti cittadini, quasi 20 anni, che la pensano come me. Tenete duro voi con noi. Grazie, adesso lascio la parola a Sandro Plano, Presidente della Comunità. Grazie, Diego. Grazie a tutti voi per questa serata. Una serata che è nata sotto un auspicio anche poco gradevole. In effetti la Comunità Montana doveva chiudere il 31 marzo, quindi non pensavamo neanche di essere qui, perché pensavamo veramente che si chiudesse l'esperienza della Comunità Montana. Non è andata così, continueremo ancora per un po', e quindi siamo contenti di rappresentare i comuni della valle in questa situazione. Lionello ha ringraziato tutti voi, i nostri colleghi sindaci, Lampi, tutti le forze dell'ordine, tutti quelli che hanno partecipato a questo. Ed è spettacolare il fatto che la memoria, il fatto che la tradizione, il fatto che i valori della resistenza vengano presi dai giovani, anche se mai vengono presi dai giovani, è una speranza per tutti noi. Abbiamo visto, sono passati per le strade di più di San Michele, abbiamo visto le lapidi dei caduti. È impressionante vedere, se tutti siete partecipati alle varie commemorazioni nella nostra valle, è impressionante vedere il numero di persone che sono morte, sono state fucilate, sono state impiccate, le borgate bruciate, quindi un episodio, un periodo veramente tragico della nostra storia. Credo che questo faccia veramente arrabbiare chi, come me, come tutti noi, non agiamo per lucro, non siamo stipendiati, facciamo politica per passione e non certamente per spirito di guadagno. Celebrare oggi l'anniversario della liberazione assume un significato particolarmente profondo ed importante, che deve essere bagaglio di ciascuno di noi, tutti i giorni. Proprio in un momento in cui poche sono le certezze, occorre tenere la barra dritta anche stare. Proprio ora è necessario non limitarsi a cerimonie, ma essere davvero militanti antifascisti. Proprio ora occorre essere coerenti con i principi e i valori cui si ispirarono i giovani della Resistenza. Adesso lascio la parola a un ragazzo che si chiama Riccardo Lo Russo, il cognome è conosciuto anche nel comune. Bravo Riccardo. Riccardo è stato da Cao con la sua scuola. Lui va alle scuole medie con 9, e dopo quell'esperienza, intanto lui ha fatto, io no, quindi è certo che conosce alcune cose molto meglio di me e molto meglio di tutti coloro che non le hanno viste dal vivo. Con la scuola gli hanno chiesto di scrivere dei pensieri e lui ha scritto una cosa credo molto bella che è anche stata premiata, quindi gli ho chiesto di rileggerla qua per voi, e con questo poi c'è un annuncio ancora che vogliamo fare dopo, ma fondamentalmente questa è un po' la nostra ultima cosa per salutarvi con i pensieri di Riccardo. Lettera di un amico, Coldove, 1 dicembre 2012. Caro amico, sono venuto a trovarti, so che mi aspettavi da tempo. Mi sono preparato a questo incontro con molto impegno. Ho letto libri, ho sentito racconti e parlato di te con i maestri e professoresse che mi hanno raccontato la tua vita. So che ti hanno portato qui quando eri la mia età, so che ti hanno separato dai tuoi genitori senza darti spiegazioni e che ti hanno spogliato di tutte le tue cose, vestiti, scarpe, occhiali, dignità e salvare la tua vita. Non sono riuscito a farlo, ma ti assicuro che racconterò a tutti quello che hai dovuto sopportare e griderò forte il tuo nome, il segno di amore e di uguaglianza tra tutti gli uomini. Il tuo amico Riccardo Lo Russo. Quel giorno, 27 aprile del 45, alla Maddalena fu ucciso uno studente, un 14enne, Ezio Remolist, che ritornava da Susa a casa sua. Ora noi faremo questa giornata che comincerà alle ore 12 a Giaglione con una passeggiata verso la Clarea. Questa giornata si chiama Canto per la Clarea Libera, proprio in ricordo della prima liberazione della Clarea. E ci sarà musica, teatro, una giornata di festa con la posa di due opere d'arte fatte da scultori di artigiani del legno dell'Alta Valle di Susa in ricordo della 115ª Brigata Bruno Peirolo e di Ezio Remolist. Grazie a tutti. Buonanotte, buonanotte. Sono alzato nella ciao, bella
ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. O partigiano, oh, bella ciao, dammi via, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao.